Il prezioso patrimonio di cultura, storia e tradizioni dei Monti Lepini è custodito e valorizzato nei musei civici del territorio. I musei, incorniciati dalla bellezza di palazzi storici nel cuore dei borghi antichi, offrono percorsi interessanti e diversificati, proprio in forza del legame con il territorio e la storia locale. Le antiche città che sorgevano sui Monti Lepini sono illustrate nei musei archeologici che, accanto a quelli antropologici, etnografici e scientifici, restituiscono un percorso appassionante che da Segni giunge a Priverno, passando per Cori, Norma e Sezze. Racconta e illustra l'antica Signia, il museo archeologico di Segni posto nell'antico palazzo della comunità risalente alla metà del XIII secolo. Il legame con la città antica e l'invito a conoscerla è offerto da plastici e ricostruzioni, mentre la vita e la cultura della città si colgono grazie ai gruppi scultorei, alle numerose iscrizioni sacre e funerarie, agli elementi architettonici decorativi e alla vasta collezione di materiale ceramico d'età romana e medievale. All'esterno, il parco archeologico urbano, denominato Segni Città Museo, prevede itinerari di visita nel centro storico che coinvolgono le più importanti aree archeologiche e i maggiori complessi monumentali della città. La conoscenza del patrimonio archeologico dei borghi lepini si può approfondire nel Museo della Città e del Territorio di Cori, allestito in un ex convento del tardo 400. Il percorso espositivo racconta il territorio dalla preistoria all'età moderna attraverso una vasta collezione di iscrizioni, statue, ceramiche, bronzi, documenti d'archivio e stampe. Video e ricostruzioni 3D suggeriscono una visione complessiva dell'antica Cora e dei suoi edifici templari in un viaggio nel tempo multisensoriale che invita ad uscire e visitare i prestigiosi monumenti della città. All'antica città di Norba, che con i suoi suggestivi resti si affaccia sulla pianura pontina, a pochi chilometri da Cori, è dedicato il museo nella vicina Norma. L'antica Norba costituisce un osservatorio privilegiato per la conoscenza dell'architettura e dell'urbanistica di una città medio e tardo repubblicana. È una sorta di Pompei più antica che, distrutta nel corso delle guerre tra Mario e Silla nell'81 a.C., è rimasta praticamente abbandonata. Il museo è volto a narrare, con la forza dei ritrovamenti e delle immagini, la storia della città, dei suoi monumenti, delle ricerche e degli scavi. A un grande plastico e ai video è affidata la percezione dell'impianto urbanistico regolare. Le sale successive conducono alla scoperta dei luoghi di culto, dei templi e delle manifestazioni della religiosità. Alle vetrine si affiancano le ricostruzioni, tra le quali quella di una cucina con il bancone di cottura, di un telaio, di una parete affrescata. Postazioni video e interattive, filmati e ricostruzioni virtuali guidano a conoscere i monumenti, le case e la vita di chi abitava a Norba. Alle falde dei Lepini, tra Norma e Sezze, la splendida Abbazia di Valvisciolo è un luogo privilegiato per conoscere e apprezzare la cultura storico-artistica e religiosa nel territorio lepino. In particolare, si possono osservare i grandi dipinti su tela e gli affreschi di pomarancio nella chiesa abbaziale, incisioni e disegni del XVI-XIX secolo conservati nella galleria e mostre temporanee di grandi artisti ospitate nella sala capitolare. Monete antiche, medaglie, antifonari e manoscritti costituiscono l'importante fondo storico dell'abbazia. Storie della comunità agricola lepina, dal Paleolitico all'età romana, trovano illustrazione nel Museo archeologico di Sezze. Allestito nelle sale dell'ex palazzo comunale, il museo propone un viaggio nel passato con i reperti, come quelli funerari rinvenuti in alcune grotte del territorio, che invitano a riflettere sui molteplici aspetti delle vicende umane: il sacro, il culto, la morte, la vita, la ricerca della bellezza. I bisogni quotidiani degli abitanti dell'antica colonia di Sezia, fondata nel 382 a.C., parlano attraverso i numerosissimi doni votivi anatomici.
La splendida terracotta frontonale del I secolo è la testimonianza del culto bacchico legato al famoso vino Setinum. Ai sentimenti della comunità riporta anche il delizioso Museo del Giocattolo, un luogo in cui è vietato non toccare per poter esplorare e comprendere meglio l'esperienza universale e al tempo stesso locale del gioco. Tre musei archeologici e un museo scientifico costituiscono la ricchezza di Privernu al limite dell'Anello dei Lepini. Le fasi di vita e la cultura dell'antica Privernum, città volsca e poi romana fondata alla fine del II secolo a.C., sono illustrate dal ricco patrimonio dei materiali rinvenuti negli scavi, esposti nel museo archeologico, situato nella cornice medievale del centro storico. Il museo costituisce un invito a visitare il parco archeologico, posto a nord-est di Privernu, nel cuore della Valle dell'Amaseno. È un vero e proprio museo a cielo aperto che conserva monumenti, edifici, infrastrutture e ricompone imponenti scorci del paesaggio urbano della città, dalla sua fondazione fino all'abbandono avvenuto fra il XII e il XIII secolo, quando la città fu trasferita sul colle vicino, assumendo il nome Piperno, l'attuale Privernu. Il Museo Medievale di Fossanova, nell'antica e maestosa foresteria cistercense, conserva il sontuoso apparato scultoreo e pittorico di una imponente basilica cristiana costruita nel VI secolo e ristrutturata completamente nel IX secolo e racconta le ultime fasi di vita della Privernum romana. La narrazione prosegue con la storia del complesso monastico di Fossanova. Un'ultima sorpresa che riserva Privernu è il Museo della Matematica. I visitatori sono trascinati a scoprire i segreti della matematica moderna in un percorso che si avvale di touchscreen, monitor con tastierini, strumenti meccanici ed elettronici e dispositivi interattivi. Per approfondire la conoscenza degli usi e dei costumi della comunità lepina, non c'è luogo migliore degli etnomusei posti nei paesi della zona sud dei Lepini: Rocca Secca dei Volsci, Rocca Gorga, Maenza e, risalendo verso il centro, Carpineto Romano. Il piccolo comune di Rocca Secca dei Volsci ospita nel frantoio del seicentesco Palazzo Massimo il Museo dell'Olio e delle Tradizioni Popolari. I manufatti, gli strumenti di lavoro, le macine e i torchi che vi sono esposti sono la tangibile testimonianza dell'identità e della cultura contadina delle popolazioni lepine, maturata intorno all'olivo. Un museo fuori dal comune è l'Etnomuseo dei Monti Lepini di Rocca Gorga, all'interno del Palazzo Baronale. Grazie a un allestimento scenico ambientale, induce a riflettere sui recenti cambiamenti di sentimenti, abilità, stili di vita, senso dell'appartenenza. Il visitatore è coinvolto in un percorso di attivazione dei sensi, delle emozioni e della curiosità, attraverso ricostruzioni verosimili, installazioni concettuali, simulazioni ludiche, postazioni di ascolto, sculture affioranti dalle pareti, scenografie e pannelli. Affiorano così racconti di lotte contadine, storie di emigrazione e spunti di riflessione sull'emancipazione femminile dell'età moderna. Ai piedi del castello baronale di Maenza è possibile visitare il MIOD, Maenza ieri, oggi e domani. Il paesaggio e le sue rappresentazioni nella cartografia, nelle opere degli artisti e dei fotografi, nelle testimonianze della cultura materiale legata all'uso delle risorse naturali addomesticate dall'uomo, come l'acqua, l'olio, il vino, eccetera, sono i temi del percorso proposto ai visitatori. Sono presenti inoltre reperti archeologici provenienti dall'archivio di Duilio Cambellotti. Un altro spaccato della storia comunitaria degli abitanti dei territori lepini è offerto dal Museo della Reggia dei Volsci all'interno del medievale palazzo comunale posto sotto la torre civica nel centro storico di Carpineto Romano. 9 sale raccontano aspetti della vita della comunità,
dallo spazio urbano a quello rurale, dalla scansione del tempo alla calendarizzazione, dagli antichi mestieri artigianali all'aspetto ludico, dalle opere storico-artistiche del periodo barocco agli abiti realizzati dall'artigianato femminile per la famiglia Aldobrandini, dalla religiosità espressa nelle confraternite al tema dell'immigrazione. Al cittadino più illustre di Carpineto Romano, Gioacchino Pecci, eletto pontefice nel 1878 con il nome di Leone XIII, è dedicata una sezione del museo. La storia del pontefice è approfondita nel Museo dei Cimeli di Leone XIII, posto nell'ex chiesa di San Nicola di Bari, che ospita una collezione permanente. L'ultima tappa di questo viaggio nella storia e nella cultura alpina è offerta dal borgo di Bassiano, dove è possibile visitare nel cinquecentesco Palazzo Caetani il Museo delle Scritture Aldo Manuzio. Il museo, dedicato all'illustre umanista ed editore che nacque proprio a Bassiano, contiene una raccolta di macchinari a stampa e di opere aldine. Realizzato in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, il percorso museale propone una riflessione sul tema della scrittura attraverso un linguaggio espositivo concettuale, costruito con installazioni, scenografie suggestive, dispositivi interattivi, importanti reperti storici, autentici graffiti carcerari rinvenuti in una delle sale, diari e resoconti di abitanti del posto e ovviamente le cinquecentine aldine. I musei lepini, insieme alle biblioteche e agli archivi storici, offrono un viaggio nella storia e nella cultura di questo territorio tutto da scoprire. E forte è il loro impegno integrato nel promuovere attività e occasioni di partecipazione e di crescita collettiva. Un patrimonio di cultura, di storia, di tradizioni, capace di emozionare, coinvolgere e sorprendere.